Quest'anno la Regione Abruzzo ha ottenuto 6 milioni di euro da un fondo per lo sviluppo della montagna, è una cifra superiore agli altri anni, che come verrà impiegata? Sì, preciso che erano 4 milioni e 8, poi il Ministero ha ritenuto di darci un'ulteriore somma di 1 milione e 2, quindi per un totale di 6 milioni, perché era prevista una premialità per quelle regioni che già avevano messo in campo delle misure a favore della montagna. Noi avevamo fatto quello sulla natalità e sullo spopolamento, quindi noi vogliamo cercare con questa progettualità di rilanciare questi territori cercando di incentivare quelle start-up che mettono in campo delle misure in materia di green economy, ma anche sulla mobilità sostenibile, creando dei minibus ad esempio per migliorare la viabilità, i collegamenti fra i territori, cercare di riqualificare quegli edifici che sono abbandonati con un miglioramento energetico. Vogliamo migliorare i percorsi turistici, rilanciare i rifugi, cercare di mettere in campo una serie di azioni che poi ogni singola amministrazione, ogni singolo sindaco capisce meglio, perché conosce meglio le esigenze del territorio, in base alle linee guida che noi abbiamo approvato, farà un progetto, più progetti, perché possono farlo anche come unione dei comuni montani, per cercare, come dicevo, di rilanciare. E in questa progettualità ci sarà nuovamente il premio per i nati in questi territori e anche per chi si trasferisce in queste zone, che sono misure che già hanno avuto un ottimo riscontro. Le iniziative che la Regione sta mettendo in atto proprio per aiutare la montagna stanno dando dei risultati, si vedono dei passi avanti concreti? Sì, sicuramente, come dicevo, hanno avuto dei riscontri positivi, sia per quanto riguarda la misura di nuove natalità, ovvero quelle premialità a favore dei nuovi nati, dei genitori dei nuovi nati, ma sia molte famiglie che si sono trasferite in queste zone montane. Abbiamo avuto dei segnali importanti, significa che siamo sulla strada giusta.